Buongiorno, ciao ragazzi. Allora, sto registrando questo video il 21 di febbraio, ma in realtà non so quando lo pubblicherò perché quello che sto per raccontarvi oggi è un processo che è iniziato settimana scorsa, ma che durerà per un bel po'. Come tutti sapete già, e vi ho detto milioni di volte, io ho un obiettivo e si sta per realizzare. Ovviamente volevo fare questo video perché volevo un po' raccontarvi, no, questa cosa. Penso che abbiate già tutti capito a cosa sto puntando e dove voglio arrivare, ovviamente. E voglio trasferirmi in camper ed è una cosa che sappiamo tutti. Ovviamente non sarà una cosa facile proprio a livello logistico, però quindi lasciare casa, svuotare, trovare il modo di sistemare tutte le cose che ho, che ovviamente non potrò portarmi con me, quindi tante cose andranno, le darò via, butterò, cercherò di rivendere qualcosa, non lo so, perché sono veramente piena, 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 nonostante io abbia svuotato negli anni veramente di tante cose. A livello logistico sarà difficile, in realtà la parte più complicata sarà proprio a livello sentimentale, nel senso che ieri sono stata in comune, ho deciso di non fare la residenza fittizia qui a Milano perché mi è stato raccontato che ci sono un po' di difficoltà, che fanno un po' di storie a Milano, ragazzi, fa storie su tutto, cioè soprattutto su queste cose qua, figuriamoci. Quindi ho deciso di farla in Emilia perché mi hanno detto che è molto più semplice. Sono stata nel comune di mio fratello perché, avendo lui la residenza lì, potevo fare la dichiarazione di residenza fittizia in un luogo dove ho un parente. Mio fratello è residente là in Emilia e quindi ho deciso di farla là. Ieri sono stata in comune, ho fatto tutto, ho protocollato la pratica. Il signore che l'ha protocollata non era molto simpatico, devo dire la verità. Mi ha addirittura detto: ma allora perché non te la fai a casa di tuo fratello? Che anche lì la logica. Se io vivo nel furgone, perché fare la residenza a casa di mio fratello dove non vivo? Ma detto ciò, lui non simpaticissimo, dovremmo avere notizie di conferma in questa settimana. Mi dovrebbero far sapere appunto in settimana se è tutto ok, confermato o meno. Per il resto, ragazzi, devo dire che a livello psicologico sono abbastanza pronta, nel senso che è una cosa che voglio da tanto tempo e sono contenta e sono convinta di quello che sto facendo. A livello sentimentale è tosta, nel senso che faccio questo video anche per raccontarvi proprio il processo, no? Che sto vivendo. Sto vivendo delle situazioni molto contrastanti, perché da una parte sto realizzando una cosa che voglio da tantissimo tempo e in cui credo un sacco e sono convinta di quello che voglio fare, perché sennò non starei facendo tutto ciò. Però vivo proprio delle emozioni toste, nel senso che mi rendo conto che dopo ieri, dove tutto si sta concretizzando seriamente, perché una volta che mi accettano la residenza fittizia, io perdo la mia residenza qui a Milano, quindi diventa molto concreta la cosa perché ragazzi, sono praticamente 20 anni che sono qui. La prima volta che sono andata via di casa l'ho fatto quando avevo 18 anni, ho lasciato la mia famiglia, sono arrivata qua a Milano. Ovviamente a 18 anni lo fai in modo inconsapevole, cioè non lo fai con coscienza, non lo fai con tutta l'esperienza che hai e di quello che può succedere, non sei consapevole di tante cose. Quindi quando lo fai a 18 anni, te ne vai, non ho pensato a niente, volevo solo andare. E ho iniziato la mia vita qui. Ovviamente qui ci sono da 20 anni, quest'anno ne faccio 40 di anni e ho una consapevolezza diversa, delle esperienze diverse. Ovviamente non farò come ho fatto a 18 anni, ma lo sto facendo con coscienza, sto valutando tantissime cose, ma soprattutto le sto valutando da anni, sono anni che valuto tanti aspetti. Ovviamente ho sempre fatto fatica a fare questo passo perché qui c'è la mia zona di comfort, no? Questa è una parola che ormai si sente spessissimo, ma che è reale, nel senso che spesso ci blocchiamo, no? Per questa cosa. La mia zona di comfort è la mia famiglia che è qua, no? Perché io qui ho una seconda famiglia che sono le persone che mi circondano, le mie amiche, i miei amici che ho qua, sono persone che conosco praticamente da quando sono arrivata. Non vi dico 18 anni, ma avevo 20 anni e sono persone che ho conosciuto a 20 anni. O che conosco pure da una vita perché sono anche le mie cugine,
e che mi porto dietro da 20 anni. Sono persone che ci sono state sempre, sempre. Cioè, c'hai quelle persone che ci sono sempre e sei sicuro che ci saranno per tutta la tua vita? Sono, e io ce li ho. E non sarà facile perché sono persone che ci sono state nei periodi belli, ma soprattutto ci sono stati nei periodi brutti, nei periodi bui e de di depressione che ho avuto a Milano e ne ho avuti tanti di quei periodi là, soprattutto perché ho fatto periodi veramente dove facevo la fame, ragazzi, perché comunque Milano è una città che ti risucchia completamente e quando sei qua e sei giovane devi lavorare, ti devi mantenere agli studi, devi mantenerti proprio a livello di vita quotidiana, di casa, affitto, cose così. Non è semplice, io mi sono fatto un culo tanto, cioè perché ero arrivata qua e ho detto, l'ho deciso io, nonostante la mia famiglia ovviamente non volesse. E io ho detto però se lo faccio lo porto a termine, quindi ho lottato per anni, ho passato periodi brutti, queste persone sono state presenti nella mia vita sempre, ho sempre avuto una spalla, una famiglia qui e sono consapevole che comunque lasciare queste persone non sarà facile per niente, e perché sono la mia sicurezza, cioè non sarà facile, questa è una cosa che ora inizio a sentire molto di più, nel senso che quando lo fai da ragazza è diverso, no? Perché c'hai una coscienza, cioè è un'altra mentalità, un'altra consapevolezza. Ora, perché tanti mi dicono, vabbè, hai lasciato la famiglia. Sì, però non è la stessa cosa, perché l'ho fatto lo sto facendo in un periodo diverso della mia vita. In più, oltre a lasciare tutto quello che ho qui a livello affettivo, lascio un lavoro che anche questo sarà molto dura, molto dura. Nel senso perché per tante persone il lavoro è il lavoro, no? Per me no, ragazzi, perché come vi ho detto tantissime volte, io amo il mio lavoro tantissimo, cioè per me non è solo un lavoro, per me è una passione, io amo questi bambini, soprattutto io ho creato questa attività da niente. Io 8 anni fa ho mollato un indeterminato, ho mandato tutto a quel paese, anche lì abbastanza inconsapevole di quello che stessi facendo. Però era arrivato a un punto della mia vita in cui ero completamente stanca, stanca di farmi dire cosa fare dagli altri e di essere sfruttata, di essere trattata come una delle tante quando ero consapevole di quello che ero in grado di fare. Quindi 8 anni fa mollo tutto, mollo l'indeterminato e inizio questa attività da niente, ragazzi. Io quando ho iniziato questa attività da sola, io non avevo nulla, non avevo un soldo in tasca. Non avevo un contatto e l'unica cosa che sono riuscita ad avere è stata la disoccupazione, che il primo anno mi ha aiutato tantissimo nel frattempo che io facessi partire questa attività, perché ovviamente ti devi far conoscere, devi anche avere una professionalità che ti aiuta, no, a farti conoscere dalle persone, perché io lavoro con il passaparola tantissimo. Sono stati anni difficili, soprattutto la parte iniziale, però io ho creato qualcosa che. Cioè, dal niente io ho creato un'attività bella, grande, che ha veramente un valore. Cioè, io qui le persone mi conoscono, le persone si fidano di me, cioè mi danno in mano tutto e questo l'ho fatto con tanto fatica, tanta fatica. E ovviamente non è solo una questione lavorativa, perché come vi ho detto è una passione, io mi affeziono, cioè io a questi bambini voglio bene, cioè è vero che ho un lavoro, però ci sono bambini che ho conosciuto che avevano 2, 3 anni e ho fatto festa a loro tutti gli anni, sempre, ora ne hanno 10, 11, cioè io li ho cresciuti, li ho visti crescere, per me è bello ogni anno vedere che la mamma ti richiama, vedere il bambino con un anno in più, i cambiamenti, sono cresciuti dall'asilo, arrivano all'elementare. Cioè, non è semplice far capire magari questa cosa, perché ovviamente cioè, devi essere un po' nel mood, no? In questa cosa. Però chiudere quello che ho qua, dare anche la comunicazione a tutti, quelli che mi conoscono, che non sarò più qui e non sarò più presente ai compleanni, alle loro feste. Sarà un annuncio impegnativo da fare, perché mi rendo conto che sarà brutto per me, ma anche per le persone a cui lo dirò. È vero, sono clienti, tanti dicono sì, sono dei clienti, però non è così. Alcuni sì, altri veramente no, perché ci sono delle mamme a cui veramente
ci tengo perché si è creato un rapporto bello. Le milanesi non sono tutte belle, ma io le ho educate. Anche questa cosa qui, io negli anni ho educato, che sembra brutto da dire, ma è così. Ho dovuto educare queste mamme che hanno imparato a darmi valore, perché all'inizio questo si fa fatica a dare un vero valore a questo lavoro, spesso lo sottovaluta. Io ho educato queste persone a capire l'importanza di quello che faccio, ho insegnato a queste persone a dare un valore a quello che faccio e c'è, cioè il mio lavoro ha un valore e viene apprezzato, e questa è una cosa che per me è importantissima, perché vuol dire che sono riuscita ad ottenere quello, o a far uscire fuori quella che sono veramente. Questa è una cosa che io amo tantissimo. Quindi si concretizza un sogno, ovviamente, però vivo di emozioni che vanno in contrasto continuo. Sto facendo un periodo in cui in alcuni momenti giro per Milano e dico Madonna, e poi non la vedo più, no? Che non è che mi mancherà Milano, però la mia vita qui sta per finire, no? Quindi devo un po' metabolizzare tutto questo. Non sarà semplice, so che sarà abbastanza traumatico, però ragazzi, io credo, questo ve l'ho detto tante volte, che la vita è una sola. E le possibilità sono tantissime, quindi non bisogna farsi bloccare da tutto ciò, perché le persone saranno qui, ci sono state, ci saranno per sempre. Io non mollo Milano per tutta la vita, ovviamente, cioè io tornerò spesso qui perché sì, sicuramente. Quindi comunque le persone che ci sono ci saranno per sempre, questo io ne sono consapevole, lo sanno loro, lo so io, e assolutamente sarà così. E il lavoro purtroppo qui andrà come andrà. Ovviamente quando tornerò a Milano farò gli avvisi, così chi vuole io sarò disponibile comunque a fare a chi riesco festa. E ovviamente questa volta lo sto facendo in maniera molto più consapevole, quindi sto già prendendo contatti, ho già dei contatti, in modo che dove sarò, dove andrò, porterò con me il mio lavoro, perché ho deciso che sì, il network mi aiuta, però ovviamente ora ancora non sono pronta a farmi mantenere solo dal network, ma è una cosa a cui sto lavorando e ovviamente andrà di pari passo con la mia attività, ma non sono pronta a lasciare la mia attività, cioè non sono pronta perché io amo quello che faccio, quindi ovviamente farò in contemporanea e finché avrò voglia di farlo continuerò a farlo, ma ho deciso di farlo itinerante, quindi devo sistemare i giorni, devo montare un portapacchi, devo allargare i miei spazi perché ovviamente avrò più cose dietro, quindi dovrò aumentare gli spazi in qualche modo. Sto cercando di capire come fare su il portapacchi, ma su questo ci stiamo lavorando e poi vi aggiornerò quando sarà. E quindi mi porterò dietro l'attività, ho già dei contatti che mi stanno aiutando a spargere la voce in modo che questa volta non ricomincio da zero zero come ho fatto all'inizio, ma ricomincio con già una piccola base in modo da non essere troppo. Già andrò in crisi un po', quindi dovrò essere molto più sicura, no? Di avere una possibilità di lavoro già, cioè voglio arrivare lì sapendo di avere già una possibilità di lavoro, che quello mi renderà sicuramente più tranquilla. E in contemporanea continuerò la mia attività online, che comunque non lascerò, anzi, cercherò di far crescere sempre di più, perché a un certo punto dovrà o equilibrarsi i due lavori o far salire il network e far calare l'animazione, che comunque non credo che lascerò, ma credo che cambierà, nel senso che punto più avanti a non fare più animazione effettiva, ma a fare solo show. Io amo fare lo show, ragazzi, io amo fare show, lo spettacolo. Quindi punterò piano piano a fare solo quello senza troppo animazione, anche perché ragazzi, è una certa, cioè è vero, faccio 40 anni quest'anno, però a una certa bisogna lasciarlo questo lavoro. Invece lo spettacolo è una cosa un po' diversa. Comunque queste sono cose che poi sto valutando, nel senso che sto anche cercando di capire come creare un corso online dove racconto e spiego come faccio questo lavoro, nel senso che è molto personale, nel senso che tante animatrici fanno lo standard, io ho creato un format che è mio e che vorrei
trasmettere, no? Quindi sto valutando anche di creare un corso che poi da vendere online su come lavorare con i bambini, come si lavora, soprattutto come si lavora, come ci si approccia, come si imposta il lavoro, come lo si fa. Ho tante cose in ballo e quindi so che questa è la mia strada, ma seguitemi e supportatemi sul fatto che ci saranno dei momenti da gestire. Questo, di questo ne sono sicura, ne sono consapevole, ne prendo coscienza, ma sono contenta e sono molto convinta di quello che sto facendo. Se no, non lascerei neanche il mio tetto sulla testa, anche perché, ragazzi, anche questo è vero che io voglio stare su Johnny, ma avere la sicurezza di avere un tetto fisso che è qua, comunque anche quello fa parte di quella comfort zone, no? Che abbiamo tutti. Quindi anche mollare casa sarà tutto un procedimento molto, molto lento e molto traumatico, ma è arrivato il momento di farlo. Ci sono aggiornamenti, ragazzi. Oggi è il 23 di febbraio. La velocità in cui mi hanno mandato la mail. Allora, qui sembra che hanno iniziato la procedura per la residenza. L'unica cosa è che c'è qualcosa che non mi torna, perché hanno messo come indirizzo di riferimento l'indirizzo di mio fratello, cosa che io ho detto specificatamente di non inserire perché non vivo lì. Ma gli ho mandato mail dicendo, per l'ennesima volta, che non sono residente da mio fratello, ma sono residente in teoria nel mio furgone, e mi hanno risposto dicendo, comunque è una procedura a sbatti perché la gente non sa proprio da dove iniziare, cioè perché lui non si faceva capace che io dovevo fare residenza all'interno del furgone e non in una casa. Ma ce la possiamo fare. Comunque io ho comunicato di nuovo questa roba, hanno riprotocollato la mia mail e quindi in teoria settimana prossima dovrei avere degli aggiornamenti, anche perché oggi è venerdì. Se ne parla sicuramente lunedì e aspettiamo il signor Paolo che mi dà un aggiornamento, perché questo qua. Però, ragazzi, la velocità. Comunque nella mail c'è scritto che se entro 45 giorni io non ricevo mail dove non che ci sono dati mancanti o mi mancano dei requisiti, in automatico ho la residenza fittizia, anche se loro non mi inviano mail. Se invece c'è qualcosa che non va o che bisogna aggiungere, mi scrivono entro i 45 giorni. Per adesso è tutto ok. Allora, ragazzi, se dovete fare la residenza fittizia, preparatevi psicologicamente al fatto che sono una mandria di ignoranti. Cioè, nel senso, nessuno sa come cavolo funziona questa cosa. Io ho fatto, vi dovevo riprendere la conversazione che ho avuto al telefono adesso con questo tipo. Sono andata avanti mezz'ora a dire sempre la stessa cosa. Se lei mi dà, io ho detto, ma se io faccio una dichiarazione di residenza senza fissa dimora, perché lei mi dà un indirizzo di fissa dimora a casa di una persona dove non vivo? Ho detto, comunque non è manco una cosa legale. Cioè, perché mi devo creare dei problemi dopo per un errore che state facendo voi? Noi non facciamo niente di illegale. Ho detto, caspita, mi stanno facendo la residenza a casa di mio fratello senza la mia autorizzazione, senza che io le ho dato l'ok, neanche ho dichiarato questo indirizzo sui documenti, perché nella mia dichiarazione non c'era neanche inserito né il nome di mio fratello né l'indirizzo, cosa che invece lui ha inserito nei documenti in modo autonomo. Cioè, ragazzi, io veramente, cioè, io ho detto, ma sono scema io o qua non ci arrivano? Lei mi vuole insegnare le cose, io ho detto sì, non sa come funziona questo tipo di dichiarazione, forse le devo spiegare io come funziona, perché quando si fa una dichiarazione senza fissa dimora, in teoria si assegna un indirizzo fittizio, perché non mi puoi dare un indirizzo reale se io non ho una fissa dimora. Ragazzi, io ho ripetuto questa frase, Madonna, fino alla nausea, io a un certo punto ho detto, cioè, io non so più come farglielo capire, cioè. È stata una cosa. Lei ha chiamato già, ha mandato le email, ho capito, però capisce che lei mi sta preparando dei documenti e ha avviato una pratica sbagliata. Cioè, io devo bloccare questa cosa. Cerchiamo di risolverla, io ho detto, in modo legale. Perché io non posso rifare tutti i documenti in serie, che poi ragazzi, cioè io metto, metti caso, metto, a parte che se dovevo mettere l'indirizzo di mio fratello, mi tenevo l'indirizzo di Milano, allora a questo punto, cioè perché non aveva senso. E ho detto, se io metto sui documenti che valgono 10 anni l'indirizzo di mio fratello fra 5 anni cambia casa, cioè io devo rifare tutto da capo perché, ma poi, cioè che senso ha che io risulti a casa di mio fratello? No, ragazzi, no. No.
È una disperazione. Comunque, alla fine, dopo che mi sono nauseata a dire sempre la stessa frase, lui mi ha detto: ok, adesso cerchiamo di capire, facciamo la pratica e riceverà aggiornamenti via mail. Inserito l'indirizzo di mio fratello all'interno dei documenti che avete protocollato, dato che il padrone di casa ha avuto da ridire. È un requisito che si richiede. Che sarà un indirizzo fittizio. No, ma no, perché non c'entra niente. Il proprietario di casa ha avuto da ridire perché io faccio la residenza in un posto dove non vivo. Perché io non ho dichiarato questo. Non ho dichiarato questo. Sì, ma lei non ha. Per chi le ha dato l'autorizzazione? Chi ha dichiarato che io vivo lì? Chi l'ha dichiarato? Non l'ho mai dichiarato. Avete fatto tutto solo voi. Dovete togliere l'indirizzo di mio fratello, è da eliminare. Non lo dico più perché io non ho fatto questo tipo di dichiarazione e non voglio che risulti questo, perché non voglio avere problemi con nessuno. Non voglio quell'indirizzo. No, no. No, no, non li voglio creare, me li state creando perché avete inserito un indirizzo che io non ho dichiarato. Avete fatto altre residenze senza fissa dimora mettendo l'indirizzo di qualcun altro? Non funziona così, non funziona così. Non si fanno così le residenze senza fissa dimora perché l'indirizzo è senza fissa dimora, quindi non è una fissa dimora. Dovete togliere l'indirizzo di mio fratello. Se volete vengo in ufficio, faccio la dichiarazione per iscritto e la faccio per iscritto. Non lo so se ha bisogno di una cosa iscr per iscritto. Quando la chiuderà la pratica? Mi dia una tempistica almeno. 45 giorni che dichiarate che eliminate quell'indirizzo? Sì, e se entro 45 giorni non ricevo niente, lo sa che va in conferma questa cosa, giusto? Sì, non ricevo nulla e viene confermato questo. E io non ho assolutamente voglia che rimanga confermata questa residenza. No, dato che avete mandato documenti da mio fratello e dal suo padrone di casa. Comunque, riceverò entro 45 giorni. Io comunico al padrone di casa che voi state procedendo a eliminare questo indirizzo. Ok, va bene, grazie, buona giornata. Ragazzi, i problemi sono sempre più alti. Questa è la seconda telefonata che faccio. Mo' sono un po' più alterata della prima perché mio fratello mi ha comunicato che è stata mandata una lettera a casa del suo padrone di casa dove io dichiaro di essere residente là. Ragazzi, si sta creando, cioè, per fare una roba semplicissima, si sta creando un casino. Adesso questo qui mi ha detto che entro 45 giorni mi cambierà l'indirizzo, mi toglierà quello di mio fratello, me ne darà uno fittizio e mi manderà tutto via PEC. Speriamo che sia tutto ok. Comunque, ragazzi, oggi vi tengo aggiornati. Oggi è il 5 marzo e stiamo ancora così. Non lo so come andremo a finire. Ragazzi, sto per farlo. Sono le ore. No, oggi è il 13 marzo e finalmente ho quasi trovato il coraggio di chiamare il padrone di casa e dargli la notizia. Lo faccio con voi, che forse mi passa un po' di ansia nel fare questa cosa, il fatto di parlare. Lo chiamo, ragazzi, lo chiamo. Prima o poi lo devo avvisare. Cioè, lui è una persona squisita, cioè è stata una delle persone più belle che ho incontrato in queste situazioni qua di case, di affitti. Ho cambiato un botto di case nella mia vita. Ma come lui, nessuno mai, ragazzi. Lui è una persona splendida. So che non mi dirà nulla, io lo so. Lui sa benissimo la situazione. Io, quando ho preso questa casa, l'ho presa dopo il Covid, consapevole del fatto che rientrando a Milano, perché io post quarantena mi sono trasferita dai miei perché ero senza casa. Vabbè, questa è una situazione che magari un giorno vi racconterò. Ma ero senza casa, quindi mi sono trasferita dai miei e ero senza lavoro, senza soldi perché non lavoravo facendo eventi. Per me la quarantena a livello lavorativo è stata devastante. Nel frattempo ero rimasta anche senza casa. Quindi quando mi sono trasferita qui, io ero giù e parlavo con lui e lui mi diceva, io ho detto guarda, io torno, però
Cioè, se non lavoro, non so quanto potrò rimanere, potrebbe essere che me ne vado, può essere che non resto a Milano. E lui è stato super carino, non ti preoccupare, vieni qui, poi ne parliamo con calma. Poi ovviamente il lavoro è ripreso, le cose hanno iniziato a funzionare, quindi sono rimasta qui. Però siamo sempre rimasti un po' con questa cosa del dire potrebbe essere che io un giorno mi trasferisca. Lui lo sapeva, quindi vabbè ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, vado, Sono un po' agitata. Sono un po' agitata. Vado. Ciao Roberto, come stai? Beh, sì, bene, bene. Ti volevo dire una cosa, nel senso che io ti volevo fare questa comunicazione, nel senso che io ho deciso di trasferirmi. Quindi a settembre basta, vado, mi trasferisco. E poi comunque sai che comunque Milano è sempre stato un po' ci sono, non ci sono, ero sempre un po' dubbiosa. E niente, ho fatto forza e coraggio e ho preso questa decisione, quindi metà luglio massimo lascio. Poi ti aggiorno sul giorno preciso, capisco bene, perché io fino al 4 luglio sicuro lavoro e poi il tempo di sistemarmi tutto, perché ho anche quel box che devo svuotare, piano piano faccio tutto, entro alla fine entro la metà di luglio prendo e scendo dai miei prima di andare. Ok. Va benissimo. Grazie mille. Ciao Roberto, buona giornata. Si era scaricata la GoPro nel frattempo, ragazzi. È la GoPro in carica, quindi devo stare in questa posizione. Comunque, tiro un sospiro di sollievo. Forse accendo una lucina, mi vedete? Non lo so, raga, non lo so. È un misto tra sensazione di libertà, nel senso di togliermi un peso, è un misto di ansia. Che dovrò imparare a gestire, nel senso che non lo so, raga, il fatto di svuotare tutta sta casa, svuotare tutto il box, perché quello del box non l'ho ancora avvisato, ma quello del box adesso ci pensiamo, quella è una roba più easy, nel senso che le cose che ho in box, la maggior parte sono di lavoro e tutto il resto non lo so, le regalo, le do a qualcuno, le venderò, non lo so, devo svuotare quel box assolutamente. Il problema è che ho tanta roba, tanta, e il fatto di capire come farò un mercatino, farò distribuzione, perché ovviamente tutto quello che è in casa non potrà venire con me, anzi la maggior parte delle cose non me le potrò portare assolutamente, quindi dovrò fare una super selezione. Svuotare la casa sarà impegnativo, però non inizierò alla fine, ma inizierò già dal, non so, magari anche fine mese, aprile, così inizierò a capire cosa buttare, cosa no, cosa regalare, cosa vendere. Metto tutto su Vinted, ragazzi, mi vendo tutta la casa, mi vendo tutto. Comunque, ragazzi, i primi passi li abbiamo fatti, poi con calma sentirò il tipo del box, ma quella è una roba molto soft, più che altro che io condivido il box con un ragazzo che ha la moto, quindi ci dividiamo le spese e troverà lui la soluzione, tanto è intestato tutto a lui e lì lui si organizzerà, penso, per trovare qualcun altro che condivida il box con lui. Io devo solo capire come svuotare la roba che ho lì dentro, perché ragazzi, lì ho tutte le robe del lavoro che quelle mi porterò, la maggioranza me le porterò con me, ma tutto il resto sono cose che mi porto dietro da tutti i traslochi che ho fatto. Che quando ho preso questa casa ho deciso di non portare in casa perché sempre con la consapevolezza di dire questa casa non è definitiva. Io sono arrivata in questa casa sempre con la cosa di dire io sono qua, ma non sarà definitivo. Io l'ho sempre saputa questa roba. Quindi tutte le cose che ho in box che arrivano da altre case da cui ho fatto i traslochi non le ho mai portate qua e sono tutte scatolate. Quindi devo aprire le scatole, vedere cosa c'è dentro, cosa farmene. Penso che farò un bel profilo Vinted e mi vendo tutto. Oppure faccio un bel mercatino, tipo quello delle pulci, metto tutto e via, ragazzi. Non lo so, vi terrò aggiornati perché la parte più grossa è fatta. Manca solo la conferma da parte del comune, ma quella ci vuole un mese di tempo ancora, devo aspettare, ma penso che sia tutto ok.
Ma quello ormai è fatto, cioè ormai è fatto, non ho più casa, non ho più casa da luglio. Ragazzi, ci siamo quasi, tenetevi pronti perché quest'anno è a bomba. Ci aggiorniamo al prossimo video, anche perché poi ci sono un po' di novità che vi devo far vedere. Ciao!